state? Benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Flavia. Ti mando un bacione enormissimo, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video basta che commentate il più che potete sotto questo. Oggi sono qui per farvi un nuovo trial haul di Shane con alcune cosine per San Valentino e sono molto molto felice di vederle io e di farvele vedere a voi perché sono molto molto carine e molto... Tra un po' arriva San Valentino ragazzi, siete pronti? Fatemi sapere nei commenti se siete fidanzati o meno, se siete innamorati di qualcuno. Io non lo dico a nessuno, promesso. E niente, oggi si è creato un po' di casino perché abbiamo un piccolo cinesino che sta spazzando nel mio studio, quindi lui ovviamente non sarà mai buono. Lo lascio andare perché non vuole essere preso. Abbiamo due buste grandi e una scatola, quindi iniziamo subito perché vi voglio far vedere tutto quanto. Ma prima di tutto vi voglio ricordare che abbiamo ovviamente un codice sconto che ve lo lascio scritto qua e ve lo lascio scritto anche sotto in descrizione. Ovviamente tutti i link e gli SKU dei vestiti che vi farò vedere in questo video li troverete anche quelli qua sotto. E niente, iniziamo subito. Primo scatolone e poi abbiamo anche due buste grandi grandi. Prima di tutto iniziamo con questa scatola che è già aperta, ma vi giuro che non ho guardato nulla, l'ho aperta solamente per vedere se erano le cose di Shane e niente, iniziamo subito. Prima cosa, ok, una semplicissima maglia nera perché queste qui d'estate servono sempre e comunque anche per adesso, perché comunque ho pensato un pochino anche all'estate perché adesso che ho perso 16 kg ragazze e mi servirà farmi un nuovo guardaroba comunque. Sembra che mi sta, l'ho preso così con un po' questo abbracciamento qui in mezzo, molto carina, nera. Secondo, questa qui una semplicissima maglia a maniche lunghe, ma queste qui come vi dicevo non le ho perché le ho tutte a un colletto alto che ho preso su Shane, quindi questa volta mi sto facendo un po' di ricariche di queste qui con appunto che si vedono un po' qua, perché non so, adesso mi si vedono un po' le clavicole qua quando sono in giro, adesso non si vedono, però si vedono ogni tanto, comunque carino perché si vedono le collane anche, dai, mi piace. Andiamo avanti, terzo. Ok, ho preso questa qui, molto carina, con scritto I love me, e molto carina, molto semplice da mettere. Stavo pensando tipo di mettere dei jeans con una maglia così, vorrei prenderla anche bianca e sopra metterci una giacca comunque, secondo me rende tutto molto carino, così, con questi brillantini molto molto cute. Questo qui, la vedo un po' di cuori, anche in questo. E questa no, non potevo non prendergliela a Sebastian, c'è scritto I love my girlfriend, of course, gliela dovevo prendere, è molto carina e sembra anche molto calda, infatti guardate, come è dentro molto calda, morbidissima e l'ho presa così nera, e spoilerino l'ho presa anche per me, adesso lo vedrete. Non mi ricordo più che numero siamo, tipo 6. Ok, anche questa qui l'ho presa, mi sembrava molto, molto wow, dai comunque è carissima, con queste manine nelle boobies. E dai, ci sta, molto carina. Ne ho prese, mi sembra che queste tre, perché dai, mi mancavano queste così. Ok, questo. Ok, questo qui mi sembrava molto carino e sexy. Gino! Mi stavo per buttare per terra. Ok, comunque questo qui, molto carino, ha tipo questo intrecciamento sopra il seno e non so se è un... secondo me è un top molto sexy, per riuscire a ballare. Ok, abbiamo preso anche questo. Ah, una gonna così, che tu te la allacci per i lati, sono quelle che si aprono tipo, dietro ha anche la cerniera, e la pantaloncina. No, ok. Comunque, una semplicissima gonna nera, però queste qui servono sempre. Dylan, mi stai per uccidere la red light. È molto carina perché si può legare qui, dai, è un po' diversa dalle solite, ecco, mi sembra molto carina. Oh no! No, il bebè, ha fatto un cocco nella testa, il bebè. Saluta, fai ciao popolo, stai ciao popolo, ha fatto un cocco nella testa, povero Dio. Cosa ti stai mangiando? Cosa? Questo vuol dire avere un bambino piccolo. No, cacca. E se lo vuole rimangiare. Ve l'ho detto che ci sarebbe stato un po' di casino questa volta.
proviamo a fare questo video insieme al cinema. Allora, vediamo un po'. Questo qui è il mini spoilerino che vi avevo detto prima. Ed è questa. Ottima per adesso, che è San Valentino, cioè che tra un po' è San Valentino. Comunque questa qui c'è scritta I love my boyfriend. Mi sto uccidendo. Molto carina, uguale all'altra, solamente che qui c'è scritto boyfriend e nell'altra girlfriend. Un'altra cosettina, vediamo un po'. Ah, forse è una tuta che ho preso a Seba. Ah sì, infatti. È tipo questo pantalone della tuta, un po' largo in vita, però vediamo. E con questo cuoricino e ha l'elastico nella parte sotto. È molto carino qui. Guardate com'è, sembra molto... È molto carino comunque nella parte dentro e c'è anche la felpa che ora ve la faccio vedere. E questa qui è la felpa, guardate, è molto carina, ha lo stesso cuoricino del pantalone con il cappuccio come piace a lui e ha l'elastico tipo qui e anche nella parte qui sotto. Molto carino. L'ultima cosa in questa scatola, avevo preso... Ah, comunque finalmente mi sono presa questo cosino che in pratica è tipo un taglierino e ti aiuta a tagliare tipo le scatole, io ne ho un sacco a casa. Oh sì, penso che sono loro. Non pensavo che avessero il tacco così taccoso. Io non ci so camminare queste cose. Sono parecchio alte. Ora, ha il tacco in questo modo. Spero che siano comode ed è molto molto alta. Qua in questa parte lo puoi stringere. Sono alte, sono belle però, ci sta, dai, le provo, vediamo come sono, però sembrano molto belle, in questa parte poi sono morbide, sono belle, dove la sento? Cosa c'è, Ciro? Vuole venire in braccio, ma io non ce la faccio con lui. Ian. E poi le persone dicono, ma cosa ci vuole registrare un video? E che cosa ci vuole? Dopo la gente non li guarda più i miei video se tu dai così tanto fastidio. Eh? Ok, vediamo. Abbiamo quest'altra bustina. Ah, ok, ho preso questa gonna che è una gonna a pantaloncino, se non mi sbaglio. Sì, infatti, guardate, questa qui è il pantaloncino. E l'ho presa nera, così, perché secondo me queste qui servono sempre. E molto carina, guardate come sbalza tutto, bellissima. Lui è geloso perché parlo con voi. Un'altra busta. Okay. Ah, ok, questa qui è molto carina. È tipo, non è a crop top, però non è neanche larga. Ed è, cioè dico, non è neanche lunga, però è un po' larga. Ha questo cuoricino così bianco al lato, con la cerniera, molto carina, molto qua, con il cappuccio, bellissima. Semplicissima, la puoi usare sempre. Questo. Boh, che cos'è questo? Oddio, ha un sacco di intrecciature. Che cos'è? Vabbè, comunque è un vestito. Vediamo, così. Che te lo metti tipo col collo. Così. Molto sexy. Ah! Ok, carinissimo, tutto arricciato. Adesso ve lo faccio vedere comunque addosso. Ma mi sembra molto carino. Anche il tessuto, molto wow. E anche nella parte dietro è così bellissimo. Ciro, perché non collabori con l'universo? Vuoi andare con Papu? Ma Papu sta togliendo la candeggina. Dai, ci finiamo. Abbiamo questa cosa in rosso. Vediamo un po' che cos'è. Un altro vestitino. Ah, questo l'ho preso perché anni fa, prima di avere i bambini, avevo un vestitino così e mi faceva proprio illusione averne uno simile e vedere, vediamo se ci sto dentro. Comunque arricciato ai lati, molte sempre... Dimmi amore. Ma papà sta usando la candeggina di fuori, non puoi uscire. E come ultima cosa penso che sia questo qua, sì. Cos'è successo al cuore? Ma è così? C'è tipo un cuore spezzato o... È un cuore strappato, ragazzi. Sono tanti cuori strappati. Questo qui è il mio cuore in questo momento. Ok, non me l'aspettavo. E niente, ragazzi, ho finito di fare vedere tutto quanto. Fatemi sapere voi nei commenti qual è stato il vostro capo preferito.
Vi ricordo che vi lascio qua sotto in descrizione il link, gli scudi, tutti i prodotti che avete visto in questo video. Quindi andate a guardare qua sotto, abbiamo anche un codice sconto che ve lo lascio scritto qua. E niente, per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti del mio Instagram, che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.